Allora, no, questa te la devo raccontare. Story time, per chi mi vuole ascoltare bene, per chi c'ha le orecchie chiuse, avrà qualche altro buco aperto. Comunque. Madonna, che panico! Infatti dicevo, come cazzo è possibile che sono diventata come Anthony? Comunque, senti qua, che ti volevo dire più. Ah, sì, questa te la volevo raccontare. Praticamente, io ho avuto delle esperienze. Io prima ero una grandissima viaggiatrice. Ero andata col mio ex. Avevo preso il treno nel posto in cui abitava lui, no? Varese. E praticamente ero più piccolina, però era successo che io dovevo andare a dormire a casa di una sua parente, no? Adesso non mi ricordo, mi aveva invitato a casa di qualche sua parente, non dei suoi genitori, perché i suoi genitori erano contrari, no? Ad avermi. E quindi mi fa tranquilla che anche che non andiamo a casa mia, andremo a casa di una mia parente che ci accoglie. E io tranquilla, serena come una zoccola, sono partita da casa mia con il treno per andare in questo posto, no? E sta di fatto. Sta di fatto! Mi ha fatto visitare la città, ho visto, non ho visto. So che mi interessa per me della città, non mi interessava granché, no? Arriva poi il buio. E io no, certo, ci dico, sono disgraziato, ci dico, ma dobbiamo andare poi a casa di questa tua parente, oppure no? Che sto diventando un pezzo di ghiaccio. E tra un po' mi viene a resuscitare Tom Cruise. Quello lì di Titanic che era collassato dentro l'acqua per salvare a lei. E io dicevo, oh, dobbiamo andare. Si è fatto tardi, dobbiamo mangiare, dobbiamo cenare. Io non sono abituata a stare in giro come una scapestrata. Lui invece sì, era abituato ai tempi, poi adesso non lo so. Però comunque arriviamo sotto casa di questa sua parente. Lui sale da solo, perché non lo so il motivo. E poi scende con una coperta. Scende con una coperta, con una coperta. Io avevo già capito tutto, tutto, figlia mia, tutto. Ho detto, cosa ci stai facendo con questa coperta in mano? Dobbiamo fare qualche fine brutto. Io ormai era tardi, non potevo manco più prendere il treno per ritornare a casa. Che fine dobbiamo fare stasera, dimmi? Guarda, c'è stato questo problema. Qua avevo capito tutto. Ero in giro come una barbona. Una pezzente! Sì! Poi ci sono stati delle amiche, degli amici suoi che ci hanno detto: guarda, mo vi aiutiamo noi. Tanto per dire. Ci hanno detto: state tranquille, che adesso farete una serata in campeggio. Allora io ero tranquilla perché ho detto: vabbè, tanto tanti cristiani ci vanno a fare il campeggio, non penso che sia una cosa così brutta, no? Allora poi ci piazzano, prendono la tenda. Io convinto che andavamo in qualche posto appunto per fare campeggio, ci portano dentro un prato di un parco per bambini e per gente scapestrata, vuoto, solo con ovviamente il parco giochi per i bambini, e ci piazzano la tenda lì in mezzo. E ci dico, ma il campeggio è qui? Perché poi io non è che ero abituata, ci dico, ma il campeggio è questo qua? In mezzo alla strada, con una tenda così, sopra la merda delle vacche? Era pieno poi di merda lì, giustamente, ci cagavano le vacche, dico io. Sì, il campeggio è questo, il campeggio è questo. Alla fine mi sono ritrovata in mezzo a una tenda, con lui come una mummia, imbalsamata, e io tutta la sera me la sono passata in bianco. L'unica cosa che avevamo era il piumone per coprirci. E io vabbè mi sono tenuta il giubbotto che avevo freddo, non c'era né un cuscino. Né una cosa per appoggiare la testa, niente, una chiave, che meno male che c'era la merda della mucca, almeno l'ho usata come cuscino. Ed era morbida. E per mezz'oretta mi sono riuscita ad addormentare. No, vita mia, io campeggi, cose così in mezzo alla strada, non ne faccio più. Ecco perché poi non esco più di casa. A casa mia sono comoda. No, no, in giro si fa bene brutta.